Questo quadro è al Museo El Prado, che mi ha permesso di farne una riproduzione. È unico al mondo. Ed è qui, in casa nostra. Maria Luisa, regina di Spagna, è stato dipinto, vediamo, quasi 250 anni fa. Più o meno. Osservate il modo in cui sono dipinte le ombre o l'intera superficie. Considero Goya uno dei pittori più moderni. E quando dico moderno, intendo dire che possiamo trarre da lui materiale da usare nella vita moderna. Nel nostro film, Sulla soglia dell'eternità, Van Gogh si reca al Louvre e osserva un dipinto di Goya. All'epoca Goya non era esposto. Jean-Claude e io abbiamo messo un quadro di Goya. Può apparire non accurato, ma non è un film biografico, è la nostra versione della storia. Abbiamo messo un quadro di Goya e abbiamo messo Velázquez, ugualmente improbabile. Ma Van Gogh vide riproduzioni di Goya. È una specie di passaggio di testimone. Da Goya a Van Gogh, a Picasso e così via. Gli artisti consegnano una lettera scritta a mano al prossimo ed è un'estensione di quel dialogo.